Qui sempre al mondo insieme, pronti per ripartire con un caro amico Davide Scarcella e il nostro Mister Low Cost. Lui ha il compito difficilissimo di farci conoscere molte delle città europee facendoci spendere pochissimo. Oggi ci porta a Riga, la capitale della Lettonia. Partiamo! In Riga. Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Riga. Proverò a visitare la città cercando di non spendere troppo, al massimo 250 euro, ma anche a trovare un italiano che risiede qua da un paio di anni. Ce la farò secondo voi? Vedremo. Eia! Tutti in Riga, eh? Sempre queste battute, Davide. Meno male che nessuno ti capisce, a parte l'italiano ovviamente. Comunque ti aspetti? Dai, vai e trovalo. Sarà tutto questo verde. Sarà la calma che regna sovrana. Sarà il clima ancora mite. Ma soprattutto, sarà che non ho mai visto così tanti campanili tutti insieme. Sarà per questo che infatti il centro storico è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E ancora. Sarà per tutto l'insieme che mi ha fatto innamorare della prima semplice passeggiata nel centro storico. Arrivo in piazza del municipio dove c'è la casa delle teste nere, edificio un tempo sede delle corporazioni. Nel mezzo vi è la statua di Rolando, il paladino militare alla corte di Carlo Magno del Medioevo. Ma anche il primo albero decorativo di Natale, del 1510. Mattina e faccio un salto al mercato centrale che sembra veramente enorme. Frutta, gadget e fiori coloratissimi vengono venduti ogni giorno qui all'aperto. Ma c'è anche un mercato chiuso dentro questi padiglioni, ricchi ovviamente di prodotti locali. Sempre camminando, qua è tutto molto vicino, intravedo in mezzo a questi alberi delle cupole dorate. Si tratta della Cattedrale della Natività di Cristo, in stile neo-bizantino, costruita tra il 1876 e il 1883. Decido di farci visita, ma a mio malgrado però un cartello molto evidente mi impedisce di riprendere e allora continuo il mio giro, anche in cerca dell'italiano. A proposito di cartelli, divieto di strega! Vabbè, uno scherzo, ma tanto sono qua per il mio pranzo, a soli 9,78 euro. Davide, corri, vai al Duomo di Riga, c'è una sorpresa che non capita tutti i giorni. Aspetta un attimo, Licia, ecco il Duomo, ma... Hai ragione, c'è qualcosa laggiù. Si tratta degli United Buddy Bears, oltre 140 orsi alti 2 metri, che rappresentano ciascuno un paese del mondo. È un regalo della Germania alla Lettonia per festeggiare i 100 anni dalla fondazione dello Stato. Ovviamente mi metto alla ricerca di quello nostro italiano per avere qualche soffiata, magari sulla persona che sto cercando. Finalmente un italiano che vive all'estero. Proverò a chiedere qualche informazione. Scusi, sa mica dirmi qualcosa su Riga? Non mi dice niente. Forse ti serviva un po' di miele. Ah, spiritosa, Licia. Sorry, one information. Sei italiano? Sì. Come l'hai capito? Si capisce dall'accento. Ok, sì, in effetti. Guarda, io sono Davide, piacere.
Piacere, Giovanni. Ok. Ho bisogno di qualche informazione sulla città. Certo. Cercavo il centro storico. Sì, se vuoi ti porto proprio qua. Ah, se è possibile avere anche qualche altra informazione, magari, non so, non troppo turistica. Va bene, ci provo. Ok, andiamo allora. Dove? Andiamo. Di qua? Sì. Ok. Giovanni, allora, approfondisco di nuovo la visita al centro storico per ottenere appunto alcuni consigli e informazioni, come questa. E quella, Giovanni? Questo è il monumento alla libertà, vedi quelle tre stelle? Sì. In alto, rappresentano i tre cantoni della Lettonia. Ah, ok. Eretta nel 1935, è alta ben 42 metri. Bene, Davide, subito un piccolo suggerimento da Giovanni. Poi però, quando sarai solo, dovrò dirti una cosina. Mi sa che ho capito, sorry. Your heart is too strong, anyway. We need to fetch back the time, so that I'm never feel alone. Ed ecco che, grazie al tempo dedicatomi e anche al tempo che non ci ha aiutato, trovare veramente utile il passaggio in questa piccola galleria. Molte lavorazioni in lana, anche perché l'inverno qua deve essere molto rigido, ma soprattutto una piacevole meraviglia per i miei occhi, l'Ambra! L'Ambra, che spettacolo della natura! Me ne porti una? Licia, allora sì che poi vado veramente fuori budget! Io spero che ti sia piaciuto. Sì. Purtroppo con la pioggia questo è il meglio che. Voglio dire, però mi ha fatto vedere insomma l'artigianato locale. Meglio di così. Sì, esattamente. Vienimi a trovare di nuovo allora. Ma volentieri, va bene. Io ti ringrazio allora. Ma grazie a te, buona fortuna. Ciao. Davide, tutto molto bello, ma scusami, che figura hai fatto con l'inglese, con quell'italiano? Dai, ripeti con me, the cat is on the table. Sì, è vero, Licia, con l'inglese dovrei migliorare un po', ma the cat is not on the table, the cat è sul tetto. La casa del gatto è un edificio in stile Art Nouveau ed il perché dei due felini con il posteriore alzato è dovuto a un ricco commerciante che si vide rifiutare l'ingresso alla camera di commercio, proprio lì di fronte. Peccato che però dovette cambiare l'orientamento dei gatti. Simpatico, no? Sfruttando il bel sole, ripeto, il bel sole, ne approfitto per raggiungere la famosa zona composta da edifici in stile Art Nouveau. Alla fine è una bella giornata! Risalenti tra fine XIX secolo e il 1924, sono tutti concentrati qua e anch'essi sono riconosciuti patrimonio dell'UNESCO. Oh no, ma inizia a piovere! Ne approfitta allora per andare al Museo Nazionale delle Belle Arti Lettone, anche se adesso ha smesso di piovere. Il suo ingresso è di 6 euro e all'interno vi sono le principali mostre di artisti lettoni a partire dal XVIII secolo ad oggi. La struttura inoltre è molto grande ed è molto bella. C'è anche una scritta «Ciao!» riferita al periodo italiano del 1920 di Niklas Strunke. Sono quasi al termine del mio weekend, ma ho ancora due visite in programma. Ecco la penultima, il museo dentro la polveriera collegato alla storia della guerra lettone. L'ingresso è gratis, meglio di così! All'interno, tramite i piani, si ripercorrono i vari periodi della Lettonia ed è ricco di materiale originale esposto. Adesso, Davide, per finire, perché non provi a dare un'occhiata a Riga dall'alto? Potrai rivivere il tuo weekend con un solo sguardo. Grazie del consiglio, Licia. Ci corro subito! Mi metto alla ricerca della mia ultima meta del giorno, ma non trovo subito l'ingresso, forse perché ero semplicemente dietro. Ma ecco finalmente l'entrata alla chiesa di San Pietro, dove salirò su sul campanile, alto ben 123 metri. L'ingresso alla chiesa è al campanile di 9 euro. Anch'essa è inclusa nel patrimonio UNESCO e i primi documenti sono risalenti al 1209.
Il suo stile gotico-baltico e negli anni 70 fu aggiunto un ascensore per permettere ai turisti di godere della vista panoramica sulla città di Riga all'altezza massima consentita di 70 metri. Ed ecco finalmente con un solo sguardo tutte le visite che ho fatto: il mercato centrale, il monumento alla libertà, la cattedrale e loro, i gatti. E adesso tocca al conteggio finale. Complimenti al nostro Davide Scarcella che ce l'ha fatta e ci ha fatto conoscere anche una città molto interessante.